panchina e non dà al centro dell'attacco, ancora orfano di Cassano infortunato, Spalletti e la Roma cercano la prima vittoria all'Olimpico in campionato dopo 7 mesi. Il Parma di Berretta sceglie il 4-4-2 con un attacco robusto formato dall'ex Del Vecchio e da Corradi, che dopo 12 minuti provano a mettere paura a Curci senza grande successo. Quarto d'ora, primo guizzo della Roma, cross di Cuprè, arrivano in ritardo Taddei e Perrotta e la difesa emiliana tira un sospiro di sollievo. Dopo un avvio stentato, il pallino del gioco finisce ai giallorossi che con i lanci dalle fasce laterali provano ad impensierire Lupadelli. Al 22esimo da Panucci a Nondà, ma la girata del congolese non è granché. Ancora un minuto e la Roma passa in vantaggio. Totti idealmente prende per mano la sua squadra e fa tutto da solo. Conquista il pallone a centrocampo, converge verso il limite per la conclusione di destro. Lo segue Cardone, il tiro viene sporcato e Lupadelli assiste impotente ad un imprendibile lob. L'entusiasmo del capitano, che non segnava in casa in campionato dal 20 febbraio scorso e che ogni volta che vede il Parma si scatena, non ha rete in totale, scuote la Roma. Trascorrono solo 2 minuti, da Aquilani a Totti, verticalizzazione per Taddei. Il brasiliano sorprende la difesa emiliana e sull'uscita di Lupadelli sceglie il pallonetto, che forse andrebbe in gol ugualmente, ma non dà, non corre rischi e fa 2-0. La reazione del Parma, guidata da Del Vecchio sulla corsia di sinistra, è tutta nel tiro di Bresciano, opposto dal corpo di Aquilani. La sfida si accende anche grazie a Totti, che al 27esimo defilato a destra prova a sorprendere Lupadelli. Bravo alla deviazione in corner. Il Parma ha un sussulto alla mezz'ora. L'angolo di Bresciano premia la testa di Paolo Cannavaro, evidenziando l'errore grossolano di Curci, che sbaglia in pieno il tempo dell'uscita. La speranza di riaprire il match tuttavia dura solo 3 minuti per la squadra di Berretta, perché dalla sinistra il difensore Bovo calcia una punizione che è una rasoiata. Panucci sceglie il tempo in modo perfetto e fa centro, dedicando idealmente la rete al CT Marcello Lippi, presente all'Olimpico, e garantendo alla squadra di Spalletti un margine sereno fino alla fine del primo tempo. 7 minuti della ripresa ed è ancora Roma, con Totti abilissimo a smarcare Perrotta sulla destra. Sull'uscita di Lupadelli la scelta del pallonetto è felice, ma la rovesciata di Paolo Cannavaro salva il Parma dalla quarta rete. Sfiorata ancora 3 minuti dopo dalla Roma, sul corner dalla destra Cucur è tutto solo, colpisce male di testa mentre Panucci non ce la fa ad addomesticare il pallone per fare gol. Evitato anche al 17esimo, sulla punizione di Totti Lupadelli non trattiene, Cuprè pensa già ad un tapin vincente, ma Cannavaro, sempre lui, si getta in scivolata e salva la propria porta, dimostrandosi di gran lunga il migliore dei suoi. Del Parma da segnalare solo al 23esimo una bella punizione di Bresciano, che non inquadra il bersaglio per una questione di centimetri. Al 42esimo l'apoteosi del congolese Nondà, dopo un tiro di Dacour entrato per l'infortunato Cuprè ed uno di Totti, entrambi respinti da Lupadelli, l'erede di Montella sigla la doppietta personale e sembra per ora aver risolto il problema dell'attacco di una Roma tornata in carreggiata dopo 2 prestazioni non proprio esaltanti.